Buonasera amici del TSTF1 Racing, bentornati questa sera con noi e con il nostro campionato. Questa sera commenteremo la gara della categoria Simulation sul circuito a zero di Baku. Questa sera in cabina di commento con me diamo il benvenuto all'onnipresente ormai TST Belfiol. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati. Allora, quindi 15 piloti, sicuramente sarà una gara tirata, o almeno si spera sia più tirata per la vittoria rispetto alle prime tre. E come la vedi questa gara, Omar? Guarda, la vedo un po' complicata. Ho visto come è andata ieri per alcuni piloti. È un circuito cittadino atipico, le velocità, nonostante appunto si tratti di un circuito ricavato all'interno di Baku, circuito con le velocità molto alte, è composto da lunghissimi rettilinei e da un settore centrale piuttosto tortuoso, con tratti più dove la carreggiata è piuttosto stretta. Viene prima su tutte probabilmente è curva 8, la curva definita del castello, dove lì un errore lo si paga a Lì un caro errore lo prezzo. si paga Se va bene si danneggia l'ala, se va male si finisce la l'ala, gara. se va male. Io dando Io con simulazione da simulation mi aspetto l'ingresso della safety car questa sera e credo che otterrà sicuramente un ottimo risultato chi riuscirà a concludere la gara, perché come abbiamo visto ieri, già riuscire a concludere la gara è tutt'altro che semplice. Beh, direi che la prima gufata di serata l'hai tirata, ovvero che esce la safety car. Quindi, fortunatamente non hai detto a causa di chi uscirà la safety car. Tra l'altro, ho dalla news, una news dal tracciato. È prevista pioggia Sì. intermedia per la gara. Vedo che hanno scritto. Ah, interessante. Quindi vedremo anche condizioni diverse rispetto alla qualifica, quindi vedremo chi riuscirà ad adattarsi meglio alle due condizioni atmosferiche. Comunque, i primi che sono scesi in pista sono appunto Kowalski e Frentzen, i primi due dovrebbero essere, che sono tutti e due molto vicini. Diciamo che forse lo sta marcando un pochino, adesso prende un po' di spazio e Sì, c'è da dire quindi che se ci vediamo. sarà pioggia per la gara, molto probabilmente poi si qualificheranno tutti con la rossa. In condizioni di asciutti sarebbe stata una mescola scartata, ma con la pioggia, ovviamente, Probabile. avendo poi libertà di scelta, no, libertà, scelta obbligata, quindi gomma Sì, bianca intermedia. sicuramente. Esatto. Quindi vedremo Sì, sicuramente il popolare sicuramente dei gran tempi. sicuramente i piloti convinti del fatto che non ci fosse la pioggia, hanno scelto magari un settaggio di gomme un po' più conservativo, con delle gomme un po' più dure per magari fare la qualifica con le gialle. E invece adesso, appunto, sono scesi con le gialle, magari le due rosse che hanno se le tengono per gli ultimi 7-8 minuti di qualifica. Comunque, vediamo Kowalski, che è il primo che sta facendo il suo giro veloce. A breve dovrebbe arrivare al primo settore. Vediamo, ci sta per arrivare con un parziale di 35 e 1. E adesso non mi ricordo se sia buono o no, sinceramente. C'è Frentzen dietro di lui che arriva con 35,6, e quindi mezzo secondo di ritardo, ma anche con una mescola di differenza perché Frentzen in questo momento sta girando con hard. Attenzione, arriva al castello Kowalski, molto pulito e preciso, anche in uscita, molto bene, anche in trazione. Sembra un ottimo giro da parte di Kowalski. Molto veloce anche qui nel rettilineo. Pole Profession ieri Taglia bene sera sul cordolo. è stata 37,8 mi sembra, con Morbida, giusto? No, 38,1, 38,1, ok. o 38,2, non mi ricordo comunque, ecco. L'ho fatta io, quindi è un problema il fatto che non me la ricordo. Adesso Comunque, vediamo. Kowalski sta arrivando sul traguardo, pronto a battere subito il mio tempo di ieri con una mescola di differenza. No, 38,9. Piccola vittoria personale questa. No, Tanto vabbè. penso che abbia alzato Comunque, il ottimo piede sul giro. finale, ma non Sì, so. forse sì. Tanto Frenzen 41,9. Sicuramente lui è probabile che abbia alzato il piede. Mi sembra un po' alto 41,9.
C'è da dire che magari con mescolature. hanno dei setup. Oh, tanto bandiera gialla nel primo settore. Sì, è Ma. probabile che hanno messo dei setup più improntati sulla gara per la pioggia, quindi fanno un po' di fatica. Tanto c'è anche il debutto stagionale di Alex Bova sulla Renault. Incredibile che dopo 3 gare. Attenzione! Ed eccolo qui! No, Qui-Gon Jim, scusate, Qui-Gon Jim. Pensavo fosse Alex Bova, mi sono sbagliato con l'inquadratura. Qui-Gon Jim l'ha persa in uscita da curva 1 ed è andato a muro e quindi qualifica finita già per lui. E intanto Vujoba si è piazzato in seconda posizione con 1.44, penso con mescola gialla, infatti, quindi con media. E vediamo in questo momento Alex Bova che è passato al primo settore, purtroppo non ho visto il suo intermedio. C'è anche THC Poseidon che non mi ero accorto fosse tornato, quindi bentornato anche a lui. Probabilmente c'era già anche la scorsa gara, ma Bova. non me ne sono accorto. Bova, Attenzione sì, Bova, c'era già vediamo. anche la scorsa gara. Sì, ho rischiato. Bandiera gialla nel secondo Attenzione, bandiera settore. gialla nel secondo settore. Vediamo Bova, gira molto bene il cordolo qui alla penultima curva. 1.18 e 3 intanto l'intertempo al secondo settore per Bova, va leggermente largo in uscita, però mantiene comunque un'ottima traiettoria. Vediamo, arriva la S veloce finale e si mette sulla parte finale del rettilineo. Vediamo se metterà sorpasso o rimarrà in hot lap. In questo momento sembra che rimanga in hot lap. Arriva a 335, 37, 38, 340 km/h e si piazza in quinta posizione in 1.42.7 con mescola soft. No, scusate, media. Intanto salutiamo dal chattino. Attenzione, Ronin! Vai, vai, Omar. Salutiamo dal chattino Stefano Di Maggio e Michi di Capua che ci stanno seguendo da YouTube. Ciao Miki, Oramai ciao Step. l'immancabile il Davo da Twitch. Quindi buonasera ragazzi, bentornati. Buonasera, buonasera. Intanto stavo dicendo Ronin si piazza in seconda posizione, sempre con mescola media, quindi in questa prima parte di qualifica è la mescola, diciamo, che va per la maggiore, ecco. Sì, Intanto c'è TST io Kimi penso. che è uscito adesso, se l'è presa un po' con comodo. Secondo me stava cercando di scroccare un setup a qualcuno. Vabbè, conoscendolo probabile. Vabbè. Tanto attenzione perché Oh. Merlo penso si Oh. sia girato e Sì. infatti è in difficoltà, ha Sì. perso anche un flap. Sì, macchina seriamente danneggiata per lui. Tra l'altro vi chiedo se i piloti siano al corrente della gara bagnata, perché uscire con l'hard in questo momento non lo trovo così costruttivo. Cioè, tanto la qualifica sarà su rossa, quindi. Dipende, solitamente io la prima cosa che faccio è guardare il meteo della gara quando, prima in qualifica, però magari nell'euforia del momento la gente non lo vede, ecco. Comunque TST Raikkonen è un ottimo tempo per lui, 39,9 con la media, si piazza in terza E posizione, allora ottimo quindi giro che per co lui. credo Tanto che. Frentzen ha migliorato di molto il suo 41,4 precedente, ha fatto 40,0 con Hard. Intanto Kowalski rimarca la sua pole provvisoria in 1.38.5 Comunque non con credo media. che abbia alzato il piede, cioè anche il giro in precedenza non ha alzato il piede, perché gli stacchi degli altri iniziano già a essere degli ottimi tempi questi. Effettivamente sì. Comunque, in questo momento facciamo un recap della qualifica. Abbiamo Kowalski in prima posizione con 38,5, Ronin in seconda con 39,6, terzo Raikkonen in 39,9, quarto Frentzen con 40,0, che tra l'altro in questo momento ha selezionato la gomma rossa come Ronin ai box, Vujoba quinto in 44, Qui-Gon Jim provvisoriamente sesto, ma purtroppo ha già avuto un incidente che lo ha fatto ritirare, compromettendone quindi il resto della qualifica. In sesta posizione 42,4 appunto, settimo Alex Bova 42,7, ottavo Poseidon 43,5, nono Tyre Slot in 45,9, decimo Flying Boar in 46,5 e senza tempo per ora Kimi, Merlo, Ivan. Bova. Attenzione Alex Bova si ritira dalla sessione, incidente per lui penso. E quindi un altro ritiro in questa qualifica dopo quello di TST Qui-Gon Jim. Peccato per Alex Bova, sicuramente saprà rifarsi in gara.
E comunque stavo dicendo, per ora senza tempo, TST Kimi, Merlo, TST Ivan e Ario Di Rienzo. Intanto Alex Diga, che era senza tempo anche lui, si posiziona nell'ottava casella in questo momento con 1.42.8, sempre con mescola media. Attenzione, c'è Kimi che sta arrivando sul traguardo in 1.40. Non è vero, vai box. Quindi strano però questa scelta. Forse o ha rotto un flap, Sì, ha danneggiato l'ala, avrà rotto l'ala, anche perché perché il era tempo era uscito con... alto. Sì, però sai. C'è Flying Boar in questo momento che sta migliorando il suo tempo di 5 secondi e 4, quindi seguiamolo perché sul rettilineo finale, attenzione, potrebbe fare un bel balzo in avanti. Attenzione, Sì, potrebbe portarsi in sesta posizione provvisoria. posizione. 1.39.5, però annullato il giro, mi sa. No, 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 non è no, vero, seconda sì, seconda posizione. A me posizione. aveva segnato giro annullato e invece era buono. Si porta in seconda posizione provvisoriamente, quindi ottimo giro da parte di FPP Flying Boar. Adesso Qualifica che si sta si accendendo in sta questo accendendo momento, perché adesso i Omar. big sono scesi tutti con rossa. Quindi abbiamo Mostroni, Raikkonen, Frentzen e Vujoba con rossa. Il primo dovrebbe essere Ronin, che in questo momento che taglia la linea del traguardo e inizia il suo giro, quindi seguiamolo. Arriva a curva 1, forse leggermente largo, speriamo che non gli abbia dato taglio curva il gioco, attenzione. Molto bene anche a curva Sta 2, continuando a sta continuando a spingere. spingere, quindi, esatto, quindi non penso abbia avuto il taglio curva. Vediamo, 330 km/h sul rettilineo. Forse un leggero bloccaggio in entrata di curva 4, anzi di curva 3, scusate. Molto bene qui in trazione, vediamo il primo settore. 34,7, mezzo secondo di vantaggio per ora su quello di Kowalski o sul suo? Penso sul suo. Vediamo. Intanto anche Kowalski seleziona la gomma soft ed entra in pista, quindi il Pullman ha deciso che non vuole lasciare niente a nessuno, nemmeno oggi. Attenzione, Ha un rischiato, rischio. Per Ronin al castello, mamma mia, l'aveva presa talmente bene che ha dovuto fare una sì, perché per correzione. assurdo stava andando a impattare all'interno, cioè è riuscito a tagliare talmente bene Sì, che si è trovato poi davanti il guardrail da quanto l'ha tagliato. attenzione, taglia benissimo qui alla penultima curva. Vediamo, sta migliorando di un secondo e quattro, attenzione perché potrebbe essere un tempo abbastanza importante. Se riesce a fare bene il terzo settore, forse anche sotto il 38. Attenzione, vediamo, sta arrivando sul rettilineo. Intanto dietro anche TST Raikkonen ha iniziato il giro con rossa e anche Frentzen. Vediamo Ronin come finisce il suo giro. Arriva a 338, 340 km/h, 1.38 e 0.84. Ottimo giro per Mastronin che si porta provvisoriamente in pole position. Attenzione, c'è Frentzen adesso che sta per arrivare alla seconda fotocellula, quindi vediamo come chiuderà lui il giro. Dovrebbe Ha essere davanti anche una buona il scia, secondo a probabilmente. chiuderlo. Si sta migliorando di un secondo e 6. Attenzione perché Frentzen sta facendo forse un po' peggio rispetto a Ronin. Però adesso avrà una bella scia qua. Vediamo se riuscirà a sfruttarla. Attenzione, arriva, apre il DRS. Attenzione, 345 km/h, bella scia. 49, 50. 37,8. È arrivato a Ha 305. guadagnato 8 decimi, penso, nell'ultimo settore. Impressionante. Ma tanto DRS, scia. Però Gran tempo comunque. 350 km orari, eh. Attenzione a Kowalski, intanto, che ha iniziato il suo giro. TST Raikkonen, intanto, rientra ai box e non finisce il suo giro con gomma rossa. Attenzione perché Kowalski 34,7 al primo settore. E dovrebbe essere il più veloce, ma non di tanto rispetto agli Sì, altri. in Quindi linea con attenzione perché potrebbe Mostroni. essere tirata. Potrebbe essere tirata questa pole. Vediamo. Attenzione, vediamo Kowalski arriva al castello, sempre molto preciso. Molto bene anche in uscita. Penso che qui abbia guadagnato molto rispetto a Ronin, che ha fatto un piccolo errore di precisione. Vediamo come arriva, taglia benissimo anche lui qui sul cordolo, molto vicino al muro esterno.
Attenzione, 13 e 6 al secondo settore. Intanto Vujoba terzo con 1,38 e 3. Attenzione perché Kowalski potrebbe distruggere lo spazio-tempo con questo giro. Però attenzione perché qui non ha la scia che ha avuto Frenzen. E vediamo se riuscirà comunque a fare il tempo. Attenzione, 35 a 10 km orari meno. Finisce anche la batteria. 37,4. Ce la fa. Ce la fa. Gran giro per Kowalski. C'è da dire che Frentzen è Omar, stato veramente fortunato nel trovare quella scia fortunato. che abbiamo visto che a differenza di Kowalski, che è arrivato a 337 sul dritto, lui ha transitato a 3,50 con velocità di punta, era sul Sumburg, quindi velocità pazzesca. Sarebbe interessante studiare i vari intertempi per capire dove Kowalski ha fatto la differenza e se e quanto ha limitato i danni nell'ultimo settore. Allora, te lo dico subito, Kowalski ha fatto 34,7 al primo settore contro il 34,6 di Frenzen. Poi ha fatto 38,8 al secondo contro il 39,5 di Frenzen. Quindi ecco dove ha fatto la differenza, perché poi è vero, Kowalski perde 3 decimi l'ultimo settore dove Frenzen ha avuto quella scia clamorosa, però gli 8 decimi del secondo settore fanno la differenza. I 7-8 decimi del secondo settore fanno la differenza e si vede. Comunque penso che ci sia un bug che mi dice che il 37,4 di Kowalski dice tempo sul giro annullato, però penso sia soltanto un bug. No, io lo vedo ufficiale in classifica, quindi non Sì, credo. pure io, però il direttore gara mi dice tempo sul giro annullato, non so perché, vabbè. Quindi sì, diciamo Non 4 so decimi se totali, che hanno, boh. secondo me hanno sbagliato un po' il timing, nel senso che, vabbè, Sono un po' tirati, no, ma effettivamente. non riusciranno a fare il secondo giro con la rossa. Si tengono un Attenzione, c'è treno. Flying Borg che sta migliorando leggermente, forse, vediamo. Sta migliorando di quasi 4 decimi, quindi seguiamolo perché potrebbe È uscito un po' portarsi. largo, No, non è vero. Sì, non... no, penso che rimarrà in quinta posizione perché comunque quelli sono i tempi. Comunque vorrei sottolineare che Vujoba ha fatto un gran giro e non è molto lontano dalla seconda posizione, diciamo. beh, mezzo secondo non è. Tanto Flambor si migliora. 1,39,2. Sì, 39,2. Diciamo che i primi quattro in questo momento stanno facendo un'altra qualifica. Anzi, il primo sta facendo un'altra qualifica, poi i secondi tre. Attenzione perché ci sarà Raikkonen che proverà a migliorarsi. Si migliora a mezzo C'è Raikkonen che sta secondo. migliorando mezzo secondo al primo settore, però ha scodato un po' in uscita dalla curva prima del castello, quindi vediamo quanto poi cambierà sul giro finale per lui. Seguiamolo perché tra poco arriverà la seconda fotocellula e il miglioramento di mezzo secondo al primo settore già potrebbe essere importante. Vediamo qui. Allora, sembra molto bene. Intanto Ari Di Oh. Lienzo si ritira, peccato. Sembra tagliare anche lui molto bene. Qui vediamo. 14,2, sta migliorando di un secondo e 4. TST Raikkonen, attenzione perché potrebbe scalzare Vujoba dalla seconda fila. Vediamo. Se riesce a fare un ottimo terzo settore, forse potrebbe anche scalzare Mostroning dalla terza, però sembra un po' complicato. Arriva, vediamo la velocità di punta. Alex Diga si è Mette in ritirato. sorpasso, attenzione, 335 intanto per Raikkonen, 340, 38,1, si porta in quarta posizione. Attenzione perché Ronin sta migliorando di 2 decimi. E ha una scia anche lui questa volta, attenzione. Però è nella parte guidata e la Renault credo che sia nel giro veloce, quindi Oh, e infatti attenzione perché qui chi è? Ivan, tra l'altro. Sfortunatissimo. sì, perché non riuscirà a migliorarsi. No, sicuramente no. C'è Frentzen forse che. No, ha preso bandiera. C'è Flying Boar che non sta tirando. Sto cercando di capire se c'è ancora qualcuno nel giro veloce. Forse c'è proprio. Ronin 38,039 migliora di 44 millesimi, però poteva effettivamente essere un miglioramento più Sì, importante, forse peccato. avrebbe potuto giocarsi la seconda posizione con Frentzen. Attaccare Kowalski mi sembra abbastanza complicato, però
Non lo sapremo mai, ci rimarrà sempre il beneficio del Quindi dubbio. per ora sembra finita la qualifica perché Sì, tra sì. ritiri e giante ai box è finita, quindi possiamo confermare i risultati finali. Abbiamo Kowalski in prima posizione, tutti con gomma soft, tranne quei con Jim e Alex Bova. Abbiamo Kowalski in prima posizione con 37,4, poi in seconda posizione abbiamo DST Frenzen con 37,8, terzo Mastronin con 38,0. Quarto Raikkonen con 38,1, anzi 38,1/2, Vujoba quinto con 38,3, sesto Flying Boar in 39,2, settimo Tarez Slot con 39,3, ottavo Ario Di Rienzo con 40,0, nono Kimi con 44, decimo THC Poseidon in 41,0, undicesimo Alex Diga con 41,0 anche lui, dodicesimo TST Qui con Jim ritirato a inizio qualifica a causa di incidente in 42,4, tredicesimo Merlo in 42,5, quattordicesimo Bova anche lui ritirato a metà qualifica in 42,7 e ultimo TST Ivan in 42,7. Bene, diciamo che per i primi 5 è stata abbastanza. I primi 5 sono relativamente vicini, Omar, che ne pensi? Sì, sono relativamente vicini. Importantissima sarà come al solito la partenza e poi la strategia di gara, visto che la gara appunto sarà bagnata. Adesso direi piccola pausa per noi e ci rivediamo sulla griglia di partenza. Bentornati amici del TST F1 Racing, dopo il breve spazio pubblicitario che vi abbiamo riservato, torniamo per la gara di Baku della categoria Simulation. Come abbiamo visto in pole position nuovamente abbiamo ADT Kowalski. Omar, piccola previsione per la gara, i primi tre, che mi dici? Beh, in queste condizioni Kowalski si è sempre trovato a suo agio, quindi penso che a maggior ragione parta da favorito. Considerando che però Baku è una gara un po' particolare, che queste condizioni probabilmente saranno state provate anche meno dai piloti, io ti dico Kowalski primo, Frentzen secondo. Anzi, Raikkonen secondo, ti dico Kowalski primo, Raikkonen secondo e Frentzen terzo. Beh, allora io invece ti dico per me la mia previsione, Raikkonen primo, a mani basse anche dico, e spero che Nicola non rivedrà mai questa live. Allora, Raikkonen primo, secondo Frenzen e terzo Ronin. Ah, tu pensi che Kowalski si ritiri? No, però penso che possa andare in difficoltà. Poi magari verrò smentito con No, Kowalski che vince con 30 secondi di vantaggio. secondo me queste condizioni di scarso grip, la sua sensibilità dovrebbe venire fuori. Poi io ho messo Sì, Raikkonen secondo sicuramente sì. perché solitamente è un pilota che riesce a rimanere calmo e in queste condizioni anche in passato ha sempre fatto abbastanza bene. Mostronin e Frentzen se la A spese giocano. tue, ricordiamo, tra l'altro. Sì, tra l'altro sì. Tra l'altro Frentzen e
E Mostroni era un po' combattuto. Diciamo che Frentzen forse cercherà un po' di risca il riscatto e parte davanti. Per quello che diciamo vedo a podio loro. Sì, io guardo, sinceramente, sono un pazzo a mettere Kovalski fuori dal podio, però sai, comunque è una pista imprevedibile già di suo sull'asciutto, adesso è pure bagnata. Poi sai, comunque quelli dietro sanno che se Kovalski rimane davanti per due giri può fare quello che vuole. Quindi sicuramente con queste condizioni proibitive secondo me ci proveranno a rompergli le uova nel paniere, diciamo, alla partenza o comunque i primi due rettilinei con due staccate abbastanza importanti. Curva 1 è abbastanza vicina dalla partenza e magari no. Però secondo me a curva 3 potrebbe esserci un attacco da parte di qualcuno dietro su Kowalski. Perché, cioè, per me è un po' come la strategia tipo Rossi Stoner 2008, no? Cerchi di passarlo e non fargli prendere ritmo per non farlo andare via. Non so come la pensi tu, Omar. Allora, sicuramente è il favorito e sicuramente ha lavorato anche su quello che era il suo punto debole, la partenza. Qua il rettilineo, diciamo, dalla piazzola di via a curva 1 c'è pochissimo spazio, quindi deve veramente sbagliare la partenza in modo disastroso. Io quindi credo che ci sono tutti gli ingredienti per vederlo favorito e anche gli altri iniziano a... Se decidono di prendersi troppi rischi, rischiano di inanellare un altro zero e quindi di tagliarsi le gambe ancora di più per il campionato. Quindi Kowalski va sia attaccato ma con testa. Intanto che ci siamo, io direi che c'è Francio 8, lo salutiamo che ci ha raggiunto. Dice: chi batte il record di pit Ciao di Francio, Luke buonasera. Menace, che ha fatto ieri 6 pit, vince un gelato. Va bene. Poi Step dice: Kowalski, Mostroni, Raikkonen. Miki di Capua dice: Kowalski, secondo me, ha fatto troppi giri con la media, poteva sfruttare un altro treno di soft. Sì, corretto. Anche secondo me ha sbagliato un po' i timing. La media, il doppio giro non gli serviva praticamente a nulla, visto che poi le condizioni erano queste. Forse per assurdo gli conveniva fare due tentativi pieni con la soft. È vero che comunque non è cambiato il risultato, ha fatto sempre un ottimo giro, ha fatto la pole position, però in un'ottica di ottimizzazione della qualifica, probabilmente quell'aspetto poteva essere migliorato, ecco. Ah sì, ah sì. Comunque, già che ci siamo, velocemente io ti dico la mia top 3 per gli incidenti, diciamo, per chi fa più pit o per ali Ecco, rotte, eccetera, eccetera, io ti dico Ivan, Merlo, Alex Diga. vediamo. Vediamo. Quindi vediamo se ci azzecco. Vediamo. Alex Diga perché è un must, non puoi non metterlo in una classifica del genere. Ci sono tanti sbinnatori che possono dire la loro. Comunque, attenzione, adesso a parte gli scherzi, sta iniziando la gara. Si accendono i semafori 3, 4, 5 e parte ora il Gran Premio di Baku della categoria Simulation. Attenzione, Kowalski protegge subito l'interno. Vediamo se Frentzen ci prova. Attenzione, Frentzen forse tenta la staccata, ma non affonda. Attenzione, si fa superare da Mostroni all'esterno. Vediamo. Forse anche TST Raikkonen all'interno. Oh, TST Raikkonen all'interno, vediamo. Sono fianco a fianco, vediamo se Mostroni riesce ad attaccare Kowalski. Sembra abbastanza vicino, però forse non ci prova. Vediamo, Kowalski mantiene Oh, l'interno. Vujoba, Vujoba, attento. Attenzione, Vujoba, vediamo. Vujoba su Raikkonen. Raikkonen prova a resistere all'esterno. Sembra riuscirci. Attenzione perché intanto Mostroni si intraversa leggermente, probabilmente per non tamponare Kowalski in curva. Intanto TST Raikkonen riesce a mantenere la quarta posizione. Attenzione perché Mostroni è molto vicino a Kowalski. Secondo me se gli riesce a rimanere vicino per il rettilineo del traguardo ci proverà, vediamo. Bisogna non lasciarlo scappare. Sì, qua è una gara molto lunga, bisogna prima di tutto Bisogna avere pazienza. provare a rimanere vicini, ma è altrettanto importante oltre... Oh, Kowalski! Attenzione, Kowalski ha rotto un flap! Kowalski ha rotto un flap, attenzione! Sì, Ed ah... ecco qui che la mia classifica potrebbe avere un senso all'improvviso. Aspetta, comunque in queste Sì. condizioni l'ala danneggiata... Oh, è uscito male, Mostroni, perché... Conta meno, sì, però comunque ce l'ha sempre danneggiata, Sì, ecco. attenzione perché però Mostroni ha perso contatto da Kowalski, ha rischiato di tamponarlo e Frentzen come un avvoltoio
Si è messo subito nello Effettivamente scarico. adesso se Kowalski dovesse avere qualche problema di ritmo, quelli dietro devono stare attenti perché cioè, lui probabilmente dovrà cambiare qualcosa nel suo stile di guida a causa il flap gli ha volato via, ecco. Tanto Fretzen credo che ci proverà, eh. Sì, è molto vicino, vediamo tanto in 2 minuti il primo giro ovviamente non lanciato. Attenzione, Frenzen non ci prova, probabilmente vuole farsi, mamma mia che È rischio. arrivato lungo. Probabilmente vuole farsi trasportare via Frenzen, vuole seguire magari Ronin per andare a riprendere Kowalski, vediamo. Intanto in questo momento facciamo un breve recap dopo il primo giro. Ah, Attenzione, intanto bandiera gialla, che è Raikkonen è stato successo? passato Tire da slot, Vujova. flying burn. Sì, intanto Vujova ha passato Raikkonen. Niente, falso allarme. Comunque in questo momento abbiamo Kowalski primo con un secondo e 6 di vantaggio su Ronin, Frenzen a mezzo secondo, Vujova a un secondo e 6, Raikkonen in quinta posizione a mezzo secondo, sesto Kimi a 1,9, settimo Tyre Slot a 1,8, Flying Boar ottavo a 3 decimi, e Alex Bova nono, ottimo recupero per lui dalla tredicesima casella. Oh, Attenzione, Ivan. Desetivan ritirato! Desetivan ritirato. E la prima gufata di giornata lodata. Adesso mancano Merlo e Alex Diga. Quindi vediamo. Attenzione perché Kowalski, nonostante l'ala rotta, sta continuando a inanellare un gran bel Sai passo, che credo sta che continuando a anche guadagnare. Ronin abbia l'ala rotta perché non è normale che perda così Perda tanto. così, dici? Prova a vedere, a me No, però dall'inquadratura sembra A me tutto a sembra posto. buona. A me Sembra sembra tutto a buona, posto, sì. sinceramente. Oh, E ecco. adesso la rompe, adesso la rompe. Secondo me non è molto vantaggioso comunque andare su quel cordolo interno con queste condizioni, perché la macchina può scivolare, infatti è quello che è appena successo a Ronin. Attenzione Oh, Vujova, ma qua perché arriva Vujoba come un praticamente fulmine. Kowalski ha Anche già Raikkonen, 4 attenzione, si aprono a 4 avvantaggi. secondi e Kowalski mezzo. 4,9. Kowalski ha Ma io non guadagnato. capisco perché Frenzen non l'abbia passato prima. Oh, Cosa? mostrando nei Intanto Ronin box. entra subito. Non capisco perché non l'abbia passato prima. Non lo so, adesso vediamo se Frentzen ha ritmo per provare a ricucire su Kowalski. Ha Kowalski subito recuperato 2 decimi. ha ringraziato. Si sono veramente dati un sacco di fastidio su quel rettilineo. Praticamente è volato via Kowalski. Era un secondo e sei dopo le prime due curve del giro, ha guadagnato quasi 3 secondi in un rettilineo. Eh sì. Oh, un'altra ala appoggiata a muro. Non so di chi Sì. sia. Ma Attenzione perché Frenzen sembra che sia in grado di recuperare qualche decimo, perché si trova a 4,5, era 5,1, quindi già mezzo secondo, 6 decimi recuperati nel primo settore, significa che lui l'ala ce l'ha integra e che il passo ce l'ha in questo momento. Quindi vediamo se riuscirà a rimontare questo svantaggio che ha, 4,4. Sembra averne per andare, ovviamente non deve fare l'errore di rompere anche lui l'ala, ecco. sì, adesso ha molto più 4,2, passo, secondo me ne ha, secondo me ne ha. Ha recuperato praticamente 9 decimi in mezzo giro. però forse più scarico poi Kowalski di ali rispetto a Frentzen perché nel dritto comunque tende a allungare. Oh, Flying Attenzione, Boar, Flying Boar però è abbandona la crashato. sessione, probabilmente si è No, è crashato. crashato, sì, Sì, se riesce a è rinvitarlo. crashato, è crashato. Non, purtroppo non ce l'ho tra gli amici, mi sa. Adesso provo a vedere. Se vai su start, scheda giocatore, dovresti riuscire. Allora, vediamo. Flying Boar, giusto? Sì. Allora. Però Kowalski tiene bene, 4 secondi e mezzo, ha perso solo 4 decimi, quindi Frentzen 1,54,4. Andiamo dietro, c'è anche Alex Bova Dietro c'è anche che Alex sta per Bova. passare Flying Boar. Dovrebbe riuscire Sto provando Devi andare tramite i comandi del a gruppo, entrare né? nei comandi del gruppo. Invita Sì. altri. Allora, Frentzen ti posso dire che guadagna parecchio nel primo settore, cioè dove ci sono i tratti più guidati riesce a guadagnare un po'. Dopo nei rettilini Kowalski invece sembra uscire meglio dalle curve e poi riesce ad allungare, anche se adesso forse Allora, intanto sto aspettando provando a rinvitare Flying Boar. sarà un pochino più incisivo perché Kowalski sta perdendo di più. Siamo scesi col distacco a 3 secondi e mezzo. C'è ancora un tratto guidato. Vediamo,
come evolve il Intanto dovrei distacco. essere riuscito a invitare Flying Boar, vediamo se riuscirà a rientrare. Intanto Frenzen 54 e 4, Però tiro Vujova veloce, non mi uccide molla, adesso, sta facendo una 3-1. gran gara. No, Vujoba è lì comunque, è Raikkonen quello un po' in difficoltà in questo momento. Non so se lui abbia effettivamente la rotta, intanto Flying Boar è riuscito a rientrare per fortuna. Guarda, ti dico, secondo me in... Frenzen 2-6, eh. Frenzen cioè, 2-6. conoscendo un po', diciamo, la logica Codemaster, in teoria in queste condizioni Vujova potrebbe anche dire la sua. Utilizzando il pad, comunque, tendenzialmente si riesce ad essere più incisivi o perlomeno è meno complicato riuscire a trovare grip rispetto al volante. E quindi ha una grossa occasione. Non sappiamo come evolverà il tempo. Questo non lo sappiamo. Non sappiamo se sarà tutta gara così o se poi verrà asciutto. In questo momento diciamo che la notizia riguardante il meteo è che comunque sta continuando a piovere, quindi non sembra esserci la possibilità Questo giro ha di si guadagnato tanto, asciuga la pista a Frenzen, breve. Sì, ha guadagnato eh? tantissimo, se non sbaglio un secondo e mezzo, forse un secondo e otto. Sai cos'è? Perché questo potrebbe anche decidere un po' la gara. Nel senso, Attenzione, oh, qua con Kwikon Jim si Jim. ritira, incidente per lui. Probabilmente Hai sbagliato la cosa. adesso è finale, eh. Che in queste condizioni è molto insidiosa. Tanto Merlo Sì, penso perché si che. scivola molto. Intanto Flying Boar entra ai box, cambia l'ala e mette gomme nuove, ovviamente. Ma è entrato il bot o è entrato lui? Perché. No, no, è entrato lui. Lui l'ho rinvitato, è già rientrato da un paio di minuti. Ok, perché comunque è molto presto. Deve aver danneggiato magari la macchina riprendendola. Forse provando a Sì, è riprendere il probabile. controllo. Tanto Frenzen a 2-3. Stavo dicendo. Questo giro sta guadagnando un po' meno. Sì, magari è Kowalski. No, non sta neanche utilizzando molto Ersa. Stavo pensando, dipenderà molto dall'evoluzione del meteo, le strategie di gara, perché nel caso in cui la situazione dovrebbe andare verso l'asciutto, ha guadagnato tantissimo Frenzen adesso nel settore del Se castello. al castello guadagna tantissimo in quelle 3-4 curve lì, ha guadagnato 6 decimi solo lì, un secondo e due, sta guadagnando tantissimo. Kowalski si vede che è in In difficoltà difficoltà. nera proprio. Attenzione, Oh! Kowalski la perde in uscita di curva, attenzione perché è in difficoltà. Sì, stavo dicendo, forse a questo punto Kowalski dovrebbe anche valutare un pit. Vabbè, per ora è ancora primo, Sì. quindi può gestirla. Però sta rischiando Attenzione che è parecchio. molto vicino Frenzen, secondo me ci prova già alla fine di questo rettilineo, potrebbe già affiancarsi prima della fine. Attenzione, Infatti vai box. Kowalski rientra. Sì, perché se si è reso conto che sta perdendo tanto. Quindi probabilmente rientra ai box e prova a montare un intermedio e arrivare Cambia fino in l'ala. fondo. Sono tanti giri, 20 giri, quindi deve essere anche bravo a gestirla. Se vuole essere comunque della partita per la vittoria. E si troverà comunque nel traffico, che in queste condizioni Ha fatto un pit stop lunghissimo, Kowalski. è sempre un'insidia. Rientra parecchio indietro. Gara piuttosto complicata per lui. Quell'errore nelle prime fasi aveva, guarda, l'unica cosa di buono per lui è che Mostronin gli è rientrato dietro, quindi comunque è stato bravo a valutare la finestra su Mostronin, che è un suo diretto avversario anche per tutta per il campionato, insomma, e per questa gara. Ho votato Mario Di Rienzo lascia strada. Sì, sa che probabilmente Attenzione, ne hanno vediamo. molto di più questi piloti. Non... Sì, alza proprio il piede e lascia sfilare. Non... Lui sa che non sta correndo con loro. E quindi. Comunque, vorrei far notare la gara di Alex Bova, partito se non sbaglio tredicesimo e si trova in sesta posizione. Ottimo recupero per lui. E sta anche rimontando su tired slot. Questa è una gara di quelle dove. Più che essere veloci bisogna sbagliare poco. Quella è la cosa più importante. Questa. Adesso l'errore che non deve fare Kowalski è non cadere nella foga, ecco, di rimontare. Sì, deve stare tranquillo, cercare un passo. A parte che lui ha già vinto comunque le prime tre gare, quindi può per assurdo permettersi di in questa gara limitare i danni. Cioè, nel senso, ok, ha commesso un errore, però considerando il passo che ha.
può tranquillamente puntare ancora al podio, quindi lui deve essere intelligente e cercare di massimizzare quello che è il risultato. Voler la vittoria a tutti i costi potrebbe portare a prendere troppi rischi, quindi anziché portare a casa dei punti segnare 1-0, che sarebbe peggio per la classifica. Poi non sappiamo quello che può evolvere, sì. Magari una safety car potrebbe riaprire ancora la gara, quindi il suo obiettivo adesso è essere trovare un ritmo comodo, abbastanza veloce, che gli permetta di recuperare qualcosa, ma soprattutto senza commettere ulteriori errori. Eh sì, vediamo se ci riuscirà il buon Kowalski. Tanto Frentzen è riuscito a creare un buon gap. E invece Raikkonen un pochino più in difficoltà, sta anche perdendo distacco da Vujova. Buono Kimi, c'è da dire. Buono Kimi, che comunque buona prima parte di stagione per lui, piuttosto alto anche in classifica, quindi molto buona la sua gara fino ad oggi e il suo campionato. Quindi. Diciamo che in questo momento Frentzen forse sta pensando di fare il pit per rientrare davanti a Kowalski con una gomma ugualmente performante. Allora, adesso Kowalski è nel traffico, quindi attenzione che Kowalski ha preso l'Xbox e lo supera in questo momento. Kowalski è nel traffico, quindi un pochino di tempo. Attenzione bandiera gialla nel attenzione bandiera uno. Gialla al settore 2. No, uno, settore 1. No, è uscita Merlo, via forse. Subito, quindi Merlo. Adesso sì, probabilmente è andato lungo in curva 1. Sono scoda, sì. Parecchio in difficoltà. Tanto Vujova va in box, presto, ottavo giro. Quindi attenzione, strategia non così chiara su una sosta. Magari prova l'undercut, sai. Però è molto presto, Dopo la paghi. Lo so, però... Anche perché dal chattino mi scrivono pare pioggia tutta la gara, quindi salvo colpi di scena ai quali... Kowalski 53-7. Sì, batte di poco 53-7 che è lo stesso giro che aveva fatto prima Frentzen, esatto. Sì. Quindi batte di poco. Quindi anche a gomma più fresca comunque non ha fatto un giro così monster, diciamo così. Esatto. Però comunque è un buon giro, cioè se questo è il suo passo sicuramente... Considerando che comunque Frentzen ha fatto 54-3 e lo scorso giro 53-9, non ha, ha recuperato un po', sì, però ancora un ottimo passo Frentzen, quindi sembra in una buona gestione della gara in questo momento. Ha un'ottima occasione, deve rimanere concentrato e secondo me per ora lui sta facendo la strategia giusta, nel senso se dovesse dividere e spacchettare la gara in due parti uguali, quindi arrivare al giro 13... Con questo buon ritmo, sicuramente nel finale avrebbe una gomma che gli consentirebbe di attaccare. E seconda cosa, molto probabilmente non si ritroverebbe nel traffico di quelli che lo seguono, perché avrebbe poi pista libera. Attenzione, bandiera gialla settore 1. Ronin! Ronin si ritira. Non lo vedo. Quello che non ti aspetti. Penso a curva tra curva 1, curva 2 e curva 3 comunque. Adesso sono un Bourg con Merlo, andiamo a vedere, potrebbe essere l'esterno di curva 1. Sì, che prima anche era andato largo, può darsi che l'abbia presa con la gomma anteriore destra. Qua si arriva, è entrato ad alta velocità, quindi sbagliare la macchina non la vede. Forse è già scomparsa la macchina, purtroppo. E vediamo da quando Merlo, lo sopraggiunge, non l'ha ancora non l'ha ancora passato. Sì, quindi. Quindi non è qui. Forse curva 3. Vediamo. Merlo stacca molto. Sì, è qui. Sì. Ci sono pezzi di ala ovunque. Oh, qui con Jim ha abbandonato. Poi con Jim abbandonò la sessione. Però era già ritirato. Quindi. Ah, ok. Posto. Nulla. Tanto tire slot. Solitamente. Ai box. Solitamente c'è sempre il bug di quando abbandoni la sessione che esce la safety car. Quindi, quando qualcuno esce, si sta sempre sul chi va là. Ecco. E intanto, già tre ritiri dopo 9 giri. Quindi, attenzione che la zona punti si sta accorciando. Attenzione, Vujova molto vicino su Alex Bova. Alex Bova chiude. Comunque l'ultimo giro Kowalski ha girato più lento di Frentzen. Probabilmente la sta gestendo. Di due decimi. Probabilmente sta gestendo la gomma.
Sì, Sì, Frentzen ha fa. il gap per pittare e uscire ancora davanti, in maniera piuttosto importante. Sì, se vedi l'onboard di Kowalski si vede abbastanza nettamente che sta gestendo la gomma perché sta guidando in maniera molto dolce, molto cauto, non fa delle frenatone, Non sarà. sta sicuramente cercando di stressare la gomma il meno possibile, però effettivamente chi ha Bumi Nickel? Probabilmente l'ha messa aperta agli Solo amici. su amici è entrato qualcuno. Sì, vabbè. Infatti abbandona, vabbè. Piccolo, il bello della diretta, diciamo. Va Sì. bene, dai. No, l'unica cosa. Allora, Kowalski secondo me sta comunque gestendo la gomma, come dicevi, ho visto nel suo onboard ha una guida piuttosto delicata. Rimarrà comunque difficile avere prestazione sulla sua gomma nel finale. Quindi. Eh sì, perché comunque ha pittato al giro 5, se non sbaglio, o Sì. 4. Però 53-4, anche gestendo, ha fatto un ottimo giro. E qui mi sa che ha recuperato un bel po'. Guarda, Su comunque Frentzen. Frentzen ha sempre sui 22 secondi di vantaggio. Oh, Kimi è andato lungo. Kimi è andato lungo, Kowalski ne approfitta e ringrazia. Questo E forse ha errore. rotto anche l'ala, Kimi? O no, forse è andato soltanto nella via di No, fuga. No, forse l'ala sembra no, integra. è integra, solo un errore, ha sfruttato la via di fuga. Ha perso parecchio tempo, Eh sì, perché aveva 4 secondi, se non sbaglio, di vantaggio su Kowalski, ha perso più o meno 10 secondi. Tanto Oh, attenzione all'ex bow ai box sì, e esce in questo esce momento. di traverso, scodando. Ecco, già decimo giro inizia a essere un qualcosa interessante Sì, per 16 pittare. giri da fare sono ancora tanti comunque. Sì, sono tanti, però 20 magari sono con fattibili. macchina un po' più scarica. Kowalski ne deve fare 21, 21. No, guarda, io Baku non ho provato e non so che tipo di usura ci sia, però 21 giri mi sembrano tanti, Comunque, se vuoi posso farti un recap delle penalità. sì? Allora, anche se mi pare che non ci siano in questo momento, però allora c'è Frentzen che ha un avviso, Raikkonen pulito, Kowalski due avvisi, quindi attenzione perché anche a rischio penalità, Kimi pulito, Vujoba un avviso, Ario un avviso, Tyre Slot un avviso, Flying Boar un avviso, Alex Bova un avviso. Alex Diga un avviso, Poseidon tre avvisi, non so come non abbia preso penalità, forse il primo è stato per un contatto al primo giro. E Merlo due avvertenze e gli altri tutti ritirati. Ah, Kowalski sta recuperando. Ti dico che Non se tantissimo, però sta no, però recuperando. sta recuperando. Secondo me, se non lo ricordo male, ieri vedendo i distacchi, ci vogliono 19 secondi per fare un pit e riuscire a finire davanti. Lui adesso ha circa 21 Ah, circa secondi. 21 Quindi deve stare attento in questi due giri, probabilmente a non perdere ulteriore terreno per evitare poi di tornare in pista e trovarsi in bagarre. Poi Kowalski, e ha perso ripeto, più o meno 8 decimi questo giro, quindi attenzione, però probabilmente potrebbe anche pensare di anticipare di un giro, quindi fermarsi al giro 12 per avere pista libera e non dover passare in pista Kowalski, che sappiamo essere comunque un osso molto duro. anche se sta comunque mantenendo un ottimo passo in questo momento, Però Frenzen, gli 21 ultimi tre giri, secondi. 54, 5, 5, 5, quindi ottimo passo per lui. Però Kowalski effettivamente sta rimontando in questo momento. Sai che probabilmente a fine gara anche Raikkonen potrebbe impensierire Kowalski, Allora, bisogna capire se Kowalski riuscirà con 21 giri a sulla finire la gara intermedia. con Sì, perché questo. poi il problema è che è un azzardo, cioè se ti esplode una gomma distruggi la gara, quindi 21 giri sull'intermedio sono veramente tanti. Bisogna vedere se vorrà prendersi il rischio e per assurdo rischiare di poi raccogliere veramente poco o se si accontenterà quest'oggi di massimizzare il risultato piuttosto facendo un pit sicuro verso il giro, non so, 18 o 16, o 17, o 16, insomma, comunque spezzare la gara, fare un altro pit e andare tranquillo fino alla fine. Intanto Frenzen ha fatto 53-8 questo giro, quindi forse sta iniziando a spingere questi ultimi due giri per poi entrare e pittare. E Kowalski a sua volta
53-3 risponde. Sì. Però, sai, se continua a guadagnare mezzo secondo e Frenzer mantiene comunque un buon passo, alla fine, cioè, ottimo. Attenzione perché Vujova deve avere comunque commesso un errore Perché ha e perso tantissimo. sì, forse ha perso tanto nel provare a passare Kimi o forse ha danneggiato no, la lane Sono in integral area i box. perché Raikkonen in questo momento è molto al limite per fare il pit e riuscire ad uscire davanti a Vujova. E considerando che era dietro di 4 secondi. Appunto, forse riesce a fare un overcut. Quindi attenzione, da tenere monitorata anche questa situazione. Tanto Ario di Rienzo hai detto i box. 14 giri per Raikkonen lui. sta facendo difficoltà, eh? Nicola sta facendo difficoltà in questo momento, lo vedo. Il posteriore non è proprio quello dei più incollati a terra che si siano mai visti nella storia dei posteriori, ecco, però sta cercando di dare tutto Beh, lui la comunque. posizione con Kowalski la perde perché se la può giocare solo se Sì, Kowalski ovviamente. fa un altro pit. Però con Vujova se rientra a questo giro siamo molto al limite. Se fa un altro giro probabilmente Vujova poi gli starà davanti. Tanto attenzione perché forse entra Frenzen. Sì, entra Frenzen, attenzione. E vediamo, lui Vediamo. aveva 19 secondi abbondanti, 20, diciamo 20 secondi, Siamo vediamo. dodicesimo giro, diciamo che sì, tredicesimo, siamo quasi. Attenzione, bandiera gialla settore 1. No, nessuno, forse un falso allarme. Intanto Nicola non si ferma e Frenzen invece riparte. Vediamo Kowalski 53-1, arriva adesso a curva 1. Frenzen dovrebbe essere Frenzen davanti di dovrebbe... poco. limite però è davanti. Quindi Vediamo se proverà subito Kowalski a passarlo. si perdono 19 secondi i box. Si perdono 19 secondi. Grande timing comunque del pit, eh? Quindi adesso ti dico Nicola, Raikkonen ha 5 secondi e 7 più un secondo e uno fanno fare all'incirca 7 secondi, 19. Ecco, in questo caso lui uscirebbe proprio in bagarre stretta con Vujova, proprio lì. Anzi, forse Sì. Vujova Anzi, forse potrebbe essere leggermente avanti di pochissimi decimi. comunque ci avevo visto giusto quando aveva aumentato un po' il ritmo Frenzen, penso fosse abbastanza chiaro che sarebbe rientrato poi a quello successivo. Attenzione perché anche Alex Bova di nuovo i box che aveva pittato qualche giro fa, Oh, tanto probabilmente ha avuto sorpasso qualche di problema. Flyingboard e Tire Slot ha passato Flyingboard. Vediamo, attenzione però adesso forse con l'incrocio, no, riesce a rimanere davanti, quindi Tire Slot in sesta posizione. E probabilmente Raikkonen cioè rientrerà a questo giro perché Vediamo, penso 4, 5, sia... 3. 5-3, 11-7, sono... no, non E sono sembra che prenda sufficienti. la via dei Oh, box, tu è errore! tutto spostato a No, sinistra devi e va dentro. invitami, tanto Ah, ok, racconta, mi ha buttato attenzione. fuori Sì. sto gioco. Comunque Raikkonen nei box. Gioco fantastico, meraviglioso. Ma anche ieri non so come mai. Infatti ho visto anche intanto c'è nello sfondo vedo Mi Raikkonen nei mandi box, l'invito ha per finito favore? adesso il Ok. pit, sì. È stato passato da Vujoba. E quindi Raikkonen rientra quarto a 1, anzi a 2 e 3 da Vujoba, però con una gomma molto più fresca rispetto alla sua. E invece Frenzen è riuscito a distanziare un pochino Kowalski dal secondo che erano prima, adesso stanno a 1,8. Quindi sta riuscendo a staccare. Attenzione, Kimi ai box, l'ultimo diciamo dei piloti di testa, anche Flengbore ai box, l'ultimo dei piloti di testa, dicevo Kimi, a fare il pit. Attenzione, settore 3, bandiera gialla. È Merlo che va ai box. Gara molto difficile oggi per Merlo, eh. E Poi cambia anche ala. con queste condizioni non Eh sì, va molto in proprio, difficoltà. non proprio la situazione più semplice per i piloti, diciamo al primo Primo anno anno. in simulation.
poi in una pista che di certo non aiuta. Sì. Anche Poseidon ai box. Anche Poseidon ai box. Sì. E anche Alex Diga. Il conservativo Alex Diga che riesce in decima posizione. Tanto c'è Frenzen che sta allungando, Io sto aspettando 2-3. Che passino davanti all'intermedio. 52-2 Frenzen. Gran passo. Sì. Vediamo Raikkonen se ne ha per provare a ricucire un po' su Vujova, perché le gomme di Vujova hanno già 7 giri, quindi a breve inizierà un Vujova forse... secondo me tra 5-6 giri inizierà a fare fatica. Sì. Invece penso Kowalski forse tra 4-5 giri, però vedevo che prima comunque le stava gestendo abbastanza bene, quindi forse potrebbe arrivarci a fine gara, però guarda, molto complicato. L'intermedia è una gomma che non perde moltissima prestazione, cioè a livello di grip, anche quando è molto usurata, non ti dà brutte sensazioni. Il problema della gomma intermedia è che esplode, cioè quindi ti abbandona, quello, cioè basta veramente una frenata, ma non un bloccaggio, una frenata un po' più aggressiva, cioè quando arrivi a livello alto devi essere anche sui freni molto delicato, perché una frenata poco più incisiva del normale ti causa la rottura o l'esplosione dello pneumatico. Sì. Comunque facciamo un recap delle posizioni dei distacchi. In questo momento abbiamo TST Frenzen primo con 2 secondi e 3 di vantaggio su Kowalski. Terzo Vujoba a 13,5 da Kowalski. Quarto Raikkonen a 1,8. Quinto Kimi a 26 secondi. Sesto Tyre Slot a 4,8. Settimo Flying Boar a 17,9. Ario di Rienzo ottavo a 3,8. Alex Bova nono a 11 secondi e 6 da Ario di Rienzo. Alex Diga decimo a 21,9 da Alex Bova. Undicesimo Poseidon a 18,4. E ultimo Merlo a 1 minuto e 58. Ancora i box, Merlo. Ancora i box. Credo che potrebbe contendere il primato di ieri di Luke Menasse. Io l'avevo messo nelle mie previsioni, lui, Ivan e Alex Diga. Alex Diga ci sta sorprendendo per la pulizia, anzi. Però calcola che comunque, vabbè, dodicesimo e la gara è ancora lunga, mancano ancora 10 giri. Quindi i punti non sono ancora impossibili, cioè... Adesso lui ha un giro, magari un paio, ha un giro paio di distacco dall'undicesimo. Questo è da sottolinearlo. Sì. Quindi è un po' indietro. Però sai, bandiera gialla nel settore 1? Sì, è Merlo che ogni tanto non so no, perché Poseidon? Diventa invisibile. Poseidon è andato lunghissimo. Poseidon si è girato. No, è andato lungo. E Merlo si è sdoppiato. Infatti. È una gara piuttosto complicata per tanti piloti. Raikkonen per ora non ha ancora il guizzo. Comunque attenzione, perché al castello si vede in lontananza un raggio di sole. No, ma si vede da inizio gara. Quello ci ho fatto caso anch'io. Vabbè, ma allora... si vede non da so. Inizio gara. Sì, queste sono le sì, è sempre le lì c'è il sole gioco. A prescindere da, può esserci anche sole perenne. Full wet, lì c'è il sole perenne in quello spiraglio. Comunque adesso la gara è un attimo una fase un po' tranquilla. Sì, una fase di stallo, perché comunque le posizioni sono abbastanza cristallizzate per il momento. E diciamo che le uniche battaglie che potrebbero scatenarsi a breve per il distacco potrebbe essere Vujoba Raikkonen. Frenzen Kowalski no, perché sappiamo tutti della differenza di giri che hanno le gomme dei due. Penso che a breve, quando la gomma di Vujoba inizierà a crollare un pochettino, Raikkonen gli si avvicinerà come un avvoltoio e tenterà l'attacco. E penso che sia l'unica lotta che potremo vedere da qui alla fine della gara, effettivamente. No, da qui alla fine della gara non penso, perché poi... bisognerà vedere comunque Kowalski cosa deciderà di fare con quella gomma, se prenderà il rischio di andare fino alla fine o se farà un altro pit. Se farà un altro pit
Secondo me, guarda, comunque ha un buon margine su Kvyatkova, sono 15 secondi e circa 17 su Raikkonen. Vuol dire che, cioè, se lui dovesse decidere di pittare e montare un'altra intermedia a breve, poi avrebbe tutto il tempo per provare a risorpassarli in pista e limitare i danni in maniera brillante senza prendersi ulteriori rischi, e il margine ce l'ha. Quindi io, fossi in lui, farei un altro pit, andrei sicuro fino alla fine, senza rischiare. Tanto comunque il passo di Frentzen sembra non averlo. Frentzen sembra avere No. qualcosina in più. A questo punto, arrivare secondo per arrivare secondo, tanto vale prendersi il giro veloce con una gomma nuova, portare a casa un giro in più. È vero che deve passare due piloti, ma facendo il pit gli uscirebbe praticamente subito a ridosso. Quindi è un'opzione che secondo me dovrebbe Un'opzione. comunque provare a prendere in considerazione. Intanto Attenzione. Frentzen sta doppiando Alex Diga. E quindi sì, effettivamente in questo momento fase un po' di stallo della gara. Frentzen sfora i 3 secondi in questo momento di vantaggio. Frentzen penso che comunque sia consapevole di come stia andando la gara in questo momento, perché sto vedendo il suo onboard e non sta girando come un pazzo, cioè sa del vantaggio che ha sia in termini di tempo che in termini oggettivi, diciamo, di mescola e tutto, quindi se lo vedi proprio frena prima, non tira delle staccatone, molto leggero, molto delicato, ecco. Quindi diciamo è consapevole della gara che sta tirando fuori e di quello che potrebbe tirare fuori a fine gara, ecco. Quindi attenzione perché Raikkonen sta iniziando Sì. a sentire odore di Vujoba, che è sempre un buon odore quando stai dietro. Quindi vediamo quando ti avvicini e sei lì in zona come ti Sì, più posso che dire? altro è vedere che sei più veloce del pilota che ti precede. Questo ti dà Sì, ti dà quello stimolo in più. sì, esatto, ti motiva, ti dà la motivazione per provare a ricucire il gap. Intanto attenzione perché forse potrebbe esserci un'altra lotta da qui a fine gara, perché se non sbaglio Tyre Slot sta rimontando un po' su Flying Boar, perché se non mi sbaglio prima era sopra i 4 secondi il distacco, adesso li trovano a 3-4, quindi è sempre una situazione da monitorare da qui alla fine Altro, della gara. Tyre Slot ha le gomme nuove, appena montate da un giro, quindi non sono molto più vecchie quelle di Kowalski in Flying questo Boar. giro ha perso tanto, 4-3. Forse o ha commesso un piccolo errore, o forse le sue gomme stanno iniziando a lanciargli Faticare. i primi segnali di cedimento. Entra i box, infatti. Kowalski entra in box, Cosa ha rischiato? andato vicino al muro. Sì, ha rischiato. Vediamo se ha fatto un errore perché ritirano fuori un'altra ala. No, ma non... pezzi di carbonio non se ne sono visti. No, no, ma infatti No, Dala è no, no. integra tutto come da copione. Attenzione perché sarà molto tirata più con Raikkonen. Anche se dovrebbe comunque, esatto, perdere le posizioni. Adesso ha una gomma Dietro. nuova. Adesso ha una Secondo me ha gomma fatto la nuova. cosa più corretta. Adesso deve provare a passare in pista i piloti che lo precedono. Lui ovviamente ha gomma nuova. Se magari Raikkonen può. Oh, attenzione, ma gli era già là nel T3. Merlo i No, forse box? Alex. No, Merlo, forse Alex. No, Merlo ha rotto un'altra ala, mi sì. sa. Ecco, Sì, ha rotto un'altra ala. adesso E Kowalski niente, a quanto sicuramente. pare l'ho azzeccato pienamente Merlo nelle mie previsioni, ecco. Purtroppo gara difficile per lui, Guarda. sicuramente si rifarà la prossima. Allora, Kowalski adesso metterà pressione a Raikkonen. Quindi Raikkonen Sì. sarà portato a spingere di più. Vujoba ha già 11 giri su questa gomma e vediamo se riuscirà comunque a conservare un ritmo sufficiente per tenere questi due Sufficiente piloti per dietro tenere o questi due se piloti alla dietro fine dovrà cedere il passo. a cedere. Altro Sembra sembrato vedere anche qualche piccolo vedere anche lag, qualche ma piccolo forse lag. semplicemente un piccolo calo della connessione. Piccolo calo della Tato No, io non Kowalski ho visto è niente. sotto, sì, no, magari anche un piccolo calo della mia Magari anche connessione. Comunque Kowalski è sotto al un piccolo calo. secondo, Kowalski è sotto al che secondo. però è risalito Che però è subito. risalito.
Adesso è Raikkonen più vicino. La sfida è tutta qua fra questi tre piloti. Si giocano qualcosa di importante alla seconda posizione. Attenzione perché Raikkonen è vicino, 8 decimi, non è ancora a, diciamo, a tiro di staccatona, però siamo quasi lì. Probabilmente anche il vedersi raggiungere da Kowalski ha fatto sì che anche lui debba... Ovviamente se lui riesce a passare Vujoba e metterlo in mezzo tra lui e Kowalski, gli permetterebbe di prendersi un po' d'aria, provare a scappare un pochino. Guarda, con un Kowalski io credo... che poi dovrebbe essere un po' in difficoltà magari con Vujoba, non lo so. Guarda, io credo che nel momento in cui... cioè, la forza di Vujoba in questo momento è proprio Raikkonen. Cioè, io credo che se Vujoba dovesse perdere poi la posizione su Raikkonen, Kowalski penso che lo riuscirebbe a passarlo piuttosto velocemente. Viceversa, se Vujoba riesce a tenere dietro Raikkonen, non sarà così facile il sorpasso di Kowalski su Raikkonen, perché la differenza sulle gomme non è così importante, sono solo 5 giri di differenza, quindi le gomme di Raikkonen sono comunque ancora in un buono stato. Diciamo che in questo momento una cosa è certa: Frentzen è quello che sta più calmo di tutti. Lui quindi... può permettersi addirittura di fare un altro pit e uscire davanti con del margine. Sì. Non ne ha bisogno, non ne ha bisogno, la no, gomma perché... ce l'ha buona. Ma no, poi sarebbe anche un rischio ribettersi nella mischia, perché cioè, alla fine per cosa? Per provare a fare il giro veloce, cioè, non avrebbe molto senso rischiare di compromettere una vittoria che porta 25 punti per avere anche il punto aggiuntivo del giro veloce, che in questo momento è suo, tra l'altro. Esatto, quindi... tra l'altro è suo, esatto. Quindi bisogna vedere se poi Kowalski... Ma non è detto che Kowalski riesca a farlo da qui. No, perché fine, adesso nel traffico Raikkonen è però vicino, adesso Raikkonen è vicino. Attenzione, è a 3 decimi. Vediamo l'onboard. Però Vujoba ha una buona velocità di punta, Attenzione. Sì. Buona staccata di Raikkonen, che cerca di stargli il più vicino possibile. Vediamo se riesce a trazionare bene. Mamma mia, si avvicina tantissimo e rischia un po'. Qui attenzione perché Kowalski, no, fortunatamente è lontano. Raikkonen ha avuto qualche problema in uscita di curva. Attenzione, bandiera gialla nel primo settore. Oh, c'è proprio una macchina Merlo lì davanti Merlo, a loro. Settore 2. No, ma c'era anche una macchina lunga qua davanti a... allora, doppio incidente in contemporanea. Merlo è andato lungo e non so se abbia rotto un altro flap. Probabilmente sì. No, non mi sembra ne integra. Sicuro. No, mi sembra integra la sfala. No, è integra, quindi soltanto è andato lungo nella via di fuga. Alex Bob, penalità di 5 secondi. E attenzione, Merlo rompe. Merlo rompe su alla S finale. La classica S bastarda, diciamo. Torniamo davanti. Purtroppo, gara difficile per lui. E diciamo che questa è un po' la ciliegina sulla torta, no? Attenzione perché... era Flying Boar comunque quello che ha avuto problemi. Attenzione anche Tyrese Slot! Tyrese Slot a muro! E probabilmente lui l'ha rotta l'ala. O no? O è andato tanto lungo? No, lui... Forse l'endplay di sinistra, ma non mi è chiaro. Nemmeno me, sinceramente. No, è tutto non integro. Sono abbastanza sicuro. Tutto integro. Però sì, è quindi... andato lungo anche lui, quindi solo rischio. Un lungo. Attenzione Alex perché... Bova in box intanto. Comunque Vujoba ha ripreso vantaggio su Raikkonen e adesso Raikkonen si deve guardare da più da Kowalski che non da... Sì. Cioè deve pensare più a guardare gli specchietti. Perché Kowalski grande velocità di punta, Vediamo se ci prova. Non penso, sarebbe un po' un rischio provarci. Forse ci può provare alla fine del secondo rettilineo. Poi ricordiamo che in queste condizioni il DRS non è, è molto vicino, non è consentito. Attenzione, vediamo Kowalski. Nicola copre l'interno. Vediamo, Kowalski tenta la staccata all'esterno. Fortunatamente nessuno ha rotto niente perché c'è stato un contattino tra gomma posteriore e molto sinistra al limite, di Kowalski. Bel sorpasso. Non gliel'ha reso facile. In tutto questo Vujoba si è ripreso 2 secondi e 7. Sì, però ecco, come ti dicevo, in questo momento adesso Kowalski avrà un altro ritmo
rispetto anche a Raikkonen, perché la sua gomma è anche molto più fresca. E quindi credo che ci metterà poco a raggiungere Vujoba e a provare l'attacco. Vero che i giri sono sempre meno, quindi attenzione perché anche Vujoba potrebbe mettere in Ha atto recuperato difese. 4 decimi nel settore Sì, in due curve. del castello, sì, adesso 1,9, quindi probabilmente gli ramperà addosso a Sì, brevissimo. però calcola che ogni giro, cioè i giri stanno passando, inizierà a brevissimo il 23° giro, quindi Vujova non credo che cederà la posizione proprio così facilmente. Poi ovviamente Kowalski ha più ritmo perché anche adesso ha guadagnato un altro mezzo secondo e a breve sarà sotto al secondo. Però attenzione perché ha sbagliato Kowalski e Raikkonen non Sbagliato Kowalski e ripassa Raikkonen e non attenzione passa, perché Kowalski ha attenzione. rotto l'ala in maniera importante, quindi attenzione, è un errore e questo E infatti vai forse... box. No, No, non è vero, no, prova a no, ma non ripassare. ha, Io non pensavo ha... Gli andasse in manca box. mezza ala, Raikkonen adesso avrà sicuramente l'opportunità di... Mamma Adesso mia, che Kowalski in grossa rischio. difficoltà. Ha un Eh sì. vantaggio abissale su Kimi, già 38 secondi, quindi può gestire con tutta calma e accontentarsi del quarto posto. Oggi due errori in condizioni di pista umida, quindi non particolarmente Attenzione, freddo. bandiera gialla nel primo settore. Si è girato Alex Diga ed eccolo qui, il suo timbro sulla gara. Però Però in zona punti. in zona punti, effettivamente. Però attenzione perché ha Poseidon che si è avvicinato tantissimo con questo errore che ha 2,9, 2,7. Quindi attenzione perché Alex Diga con questo errore potrebbe compromettere la sua zona punti. Vediamo. E Questa potrebbe attenzione essere un'altra anche a possibile eventuali flying door penalità su Ario di anche. Rienzo. Esatto, adesso fine gara ci sono abbastanza delle belle lotte che potrebbero profilarsi. Tanto Raikkonen c'è da vedere se riesce a rimontare su Vujoba. anche se Vujova ha un bel passo, nonostante la Sì, gomma Flying così. Boar a 2-1 da Ario di Rienzo, Poseidon a 2-7 da Diga, con questo Si è errore potrebbe mangiato aver tutto il scaldato anche un po' vantaggio. le gomme posteriori. Esatto, aveva 13 secondi di vantaggio. Monitoriamo le varie situazioni, ecco. 2-1 Poseidon, attenzione. Secondo me Diga ha scaldato tanto le gomme posteriori, adesso deve stare attento per un paio di giri. Quindi è il momento buono forse per Poseidon per provare a passarlo, ecco. Tanto Frentzen che se la sta prendendo con una calma olimpica. Intanto Nicola Raikkonen ha recuperato 6 decimi, 7-8 anche a Vujoba. Quindi potrebbe non essere finita qui, vediamo. I giri sono sempre meno, Sono sempre meno, però Tre giri anche sono mancano. sempre di più anche i giri sulla gomma di Vujoba. Quindi abbiamo un po' di situazioni da Tanto monitorare. Flying Boar, un secondo e sei. Poseidon a 9° da Alex Diga. Attenzione. La sfida per il punticino. Appunto Ivan abbandona la sessione, sarebbe un peccato se uscisse la safety car adesso. Bandiera gialla. Ario Ario di ritirato, Rienzo. attenzione! Ario di Forse Rienzo. in un contatto con Flying Boar? Può essere? Boh. No, non penso, era ancora, forse stava spingendo, forse a curva 8, secondo Quindi Alex Diga andrà comunque a punti. Vediamo se qua, esatto, sì, Però al attenzione, Poseidon a 6 castello. decimi. Poseidon a 6 decimi, attenzione. Intanto sì, effettivamente Raikkonen sta recuperando un po' poco per provare a rimontare su Vujoba. Tanto chiedono come si chiama il commentatore che ha gufato su Merlo. Super Loris si chiama. Ovviamente sono sempre io, ovviamente se volete, Merlo mi ha dato anche il soprannome Guforis, quindi se volete... Attenzione perché Nicola recupera un sacco nella seconda parte del circuito, infatti ha recuperato 8 decimi, 1,7, Oh, attenzione, attenzione a attenzione, Poseidon. 1,6 adesso. Poseidon è attaccato. Poseidon su Diga, attenzione. 1,4, attenzione perché Nicola adesso è vicinissimo, E anche Poseidon 4 decimi. Proverà l'attacco probabilmente nel rettilineo. attenzione, 3 decimi. vediamo.
Tu segui quella, io intanto ti narro le gesta di Bujoba e ti assetti Raikkonen, perché Raikkonen adesso si è avvicinato tantissimo, è 1-1, probabilmente Bujoba adesso è molto in difficoltà con le gomme, vediamo. Attenzione, Poseidon ci proverà sicuramente. Diga gli Sì, concede molta velocità di punta per l'esterno. Poseidon. Concede Vediamo se l'esterno, Diga arriva una tira la staccata del. staccata. Diga tira la staccata. Rimane dentro Poseidon. Molto conservativi tutti e due. Beh, Alex Diga è il maestro della conservatività, però. Poseidon ha rischiato. Però adesso forse uscirà molto meglio. No, però l'ha persa un po' in trazione, quindi attenzione, tutto da Attenzione perché rimandare. Raikkonen è a 9 decimi e manca un giro. Vujoba leggermente in controsterzo. Vediamo anche Nicola. Tutti e due sono al limite, vediamo. Battaglia per la seconda posizione, quindi molto accesa in questo momento. Vujoba penso sia in difficoltà con le posteriori perché proprio in trazione fa fatica. Attenzione, vediamo. 4 decimi, Nicola l'ha preso. Attenzione, Omar, perché qua davanti si sta per consumare una lotta all'ultimo sangue per la seconda piazza sul podio. È un Kowalski ormai senza ala che si ritrova a 10 secondi praticamente. Ovviamente in questo momento non gli compromette Raikkonen è niente. molto Mamma mia, vicino. attenzione, Raikkonen. Rischio, l'ha persa un pochino lì, attenzione, vediamo, Vujoba con quell'errore di Raikkonen dovrebbe Sì, mantenere ma una io l'ho buona visto velocità di laggare, punta. Attenzione, Bujoba. vediamo, Raikkonen probabilmente ci prova con la staccata, ci prova staccatona all'interno, riesce a rimanere anche abbastanza stretto e Vujoba non riesce a replicare per il momento, però attenzione, vediamo, prova l'attacco all'esterno, Nicola chiude l'interno, attenzione, Vujoba. Dovrebbe uscire un po' peggio perché comunque le sue posteriori sono in difficoltà. Infatti Nicola riesce in trazione a scappare leggermente. Però si avvicina un po' sul rettilineo. Attenzione, forse Vujoba tenta la staccata, va leggermente lungo. E penso che questo possa essere stato Attenzione l'ultimo. perché Poseidon ci sta riprovando all'esterno, prova L'ultima uno da Alex possibilità Diga, tira una d'attacco. Attenzione, staccatona Poseidon. e E chiude il stacca sorpasso da Alex Poseidon Diga. e chiude il Alex Diga ha sorpasso. anche ala Grande Poseidon. danneggiata, come Poseidon, quindi sono ad armi pari tutti e due con l'ala danneggiata, gli manca a tutti e due l'handplay di destra, quindi devono aver commesso lo stesso errore. Bandiera gialla. Intanto seguiamo TST Frenzen che con tutte le battaglie che abbiamo visto ce lo siamo dimenticato. 27 secondi e 6 di vantaggio è all'ultima curva. Quindi celebriamo questa grande vittoria. È il primo che riesce a battere Kowalski in questo campionato. Quindi onore a lui. Grande gara la sua e fondamentalmente ha fatto quello che bisognava fare su questa pista e con queste condizioni, cioè non sbagliare. Quindi grande vittoria per TST Frenzen che arriva adesso sul traguardo e vince il Gran Premio di Baku con anche il giro veloce. 25, anzi 26 punti tondi tondi per lui con TST Raikkonen in questo momento che è riuscito a distanziare Vujoba. Che probabilmente Vediamo, tutti stanche, hanno un po' di e due. conserva per paura di forare. Sì, esatto, quindi in seconda posizione abbiamo TST Raikkonen e in terza Vujoba con il leader del campionato, purtroppo soltanto in quarta posizione, ma ovviamente non gli cambia niente in questo momento per il campionato. Beh, la mia previsione di Kowalski fuori dal podio alla fine. Sì, l'hai azzeccata. Alla fine è Oh. azzeccata. Un gesto di stizza, ha buttato la macchina proprio contro il muro. Kowalski. Eh sì. Diciamo che l'ha presa bene, ecco. Vabbè, diciamo che allora ha commesso degli errori lui, quindi penso che sia arrabbiato per quello. Cioè, non è che ha perso la gara magari per un contatto, cioè sono stati proprio due errori suoi di guida, quindi credo che questo, Lo so. però. Purtroppo, le condizioni erano difficili Diciamo e andranno che difficili per probabilmente. tutti. Esatto, probabilmente oggi sarebbe stato bello vedere una gara ad armi pari, diciamo, nel senso con tutti nella stessa situazione, perché secondo me oggi Kowalski con questa situazione, anche col bagnato così, secondo me non era, cioè non è detto che ne aveva tanto di più degli altri, secondo me se la poteva giocare con Frenzen. Guarda, ha perso l'ala proprio al primo giro, quindi difficile poi valutare quello che era il suo effettivo potenziale.
Non lo so, Sì, perché non lo so. diventa difficile. È un po' un tirare a indovinare, quindi vediamo, dai, comunque godiamoci un attimo, ricapitoliamo, ci godiamo, no, prima ci godiamo la festa del podio, Sì. E intanto che entrano i ragazzi, e poi poi, le esatto. E poi ricapitoliamo le posizioni. Vai. Allora, bentornati amici del TST Fono Racing. E quindi ricordiamo come sono. Facciamo un recap delle posizioni. Abbiamo sul podio TST Frenzen e TST Raikkonen e Vujoba. Quarto Kowalski, quinto TST Kimi, sesto Tyre Slot, settimo Flying Boar, ottavo Alex Bova, che alla fine è riuscito a ripassare Poseidon. Non ce lo siamo persi. Nono Poseidon, ah no, scusate, era Alex Diga, vabbè, piccolo errore mio. Alex Bo ottavo, nono Poseidon, decimo Alex Diga e poi tutti gli altri ritirati con Ario di Rienzo, Merlo, Mostronin e Qui-Gon Jinn e TST Ivan 78. Comunque, aspettando, anzi, sono entrati tutti i piloti del podio, quindi direi, Omar, che possiamo iniziare con le interviste. Partiamo ovviamente dal vincitore, TST Frenzen, buonasera. Buonasera, Hakuna Matata. Allora, vi avverto ovviamente perché voglio celebrare questa mia grande vittoria personale. Personale, avevo previsto Kowalski fuori dal podio con Nicola vincente e Frenzen secondo. Mi avete scombussolato i piani, però vabbè. Allora, Frenzen, raccontaci un po' la tua gara. Diciamo che dal mio punto di vista hai fatto quello che doveva essere fatto in questa pista e in queste condizioni, cioè non sbagliare. Sì, vabbè, non... la partenza diciamo che è stata molto brutta, ho slittato molto, anche perché avevo l'assetto giusto, ma era un assetto un po' più da asciutto, perché praticamente non ho provato tantissimo sulla qualifica, quindi non volevo partire dietro in quinta posizione, sesta posizione, quindi ho precisato meglio comunque con l'assetto normale da asciutto, però con delle altezza posteriore anteriore un po' più alta. Niente, ho detto vabbè, come va, basta che non faccio errori. Parto male, mi supera Most e poi vedo che salta un'ala di uno dei due, da Alessio o Most, e dico vabbè, aspetto un attimo che fanno qualche errore, casomai mi infilo quando ho spazio. Ho rischiato tanto con Most perché praticamente non riuscivo a tenere più la macchina, perché poi ha rotto nuovamente l'ala all'ultimo settore e lì ce la siamo vista brutta perché praticamente zigzagava e dietro c'era anche Ciropa e Avete Nicola. perso più o meno 3 secondi da Kowalski con quella manovra Sì, lì. no, ma io non potevo infilarmi assolutamente perché lui comunque ha provato a fare la staccata e ho detto no, qui non mi voglio rovinare la gara così. Stupidamente cerco di sorpassarlo all'esterno e poi lui dovrà entrare per forza ai box perché non può fare un altro giro con le ali rotte. Dopodiché ho iniziato a martellare il mio giro sul 53 e poi niente, ho detto io voglio arrivare al tredicesimo giro, cioè a tutti i costi, anche se arrivo al 60% di gomma, e così è stato. Sono entrato al tredicesimo giro se non sbaglio e poi è andata bene perché ho visto che comunque Alessio era entrato molto Adesso è entrato presto, forse non so se ha rotto l'ala, non lo so, sì, aveva penso la di sì. rotta dal primo giro. Ok, La rotta quindi in uscita niente. al Ok, castello. quindi è entrato molto presto per l'ala, quindi ho detto vabbè, a questo punto io entro al tredicesimo come di consueto e provo a fare questo one pit. E è andata bene, diciamo che ho fatto una gara abbastanza tranquilla. E finalmente ho vinto una gara nel PST praticamente, perché non ne ho mai vinta una. Eh Dopo 2 anni, sì, effettivamente. sì, dopo 2 anni ce l'ho fatta a vincere una, sì.
Quindi sicuramente dopo che ne parleremo, sicuramente avrai una reazione molto più calma rispetto all'ultima gara oggi. Tu, Omar, hai Sì. qualche domanda da fare a Frenzen? Ma no, domande no, volevo fargli i complimenti e poi magari chissà l'appetito via mangiando, una volta rotto il ghiaccio diventa tutto più semplice. Ma oddio, sai qual è il fatto? Che ho avuto più paura non tanto per la gara ma per il volante, perché in queste settimane il firmware nuovo della Fanatec non permette una grande compatibilità con l'Xbox, e quindi così di random si può spegnere il volante così a cavolo. Mi succede anche nel Grand Prix quando provo sull'Xbox. Non lo so, quindi faccio le gare così, randomicamente. Se succede, succede e via. Bene. Bene, ti rinnovo anch'io i miei complimenti, grandissima gara e direi di passare al secondo Thanks. classificato, TST Raikkonen. Buonasera. Buonasera. Allora, il nostro Nicola che avevo predetto come vincitore e quindi niente, hai fatto una gara abbastanza costante nella tua pista preferita, ovviamente. E raccontaci un po' la tua gara, ecco. Niente, la mia gara, diciamo che meglio era difficile che andasse, anche perché non ho provato, non ero neanche sicuro di esserci. Quindi, boh, sono andato senza troppe aspettative, diciamo. In qualifica sono andato bene, un quarto posto ci stava. In gara poi, giustamente, ha dovuto piovere, già la pista è una pista del cazzo, in più ha piovuto. Quindi ho detto, vabbè, è andata. Infatti nel primo stint ho faticato un sacco. Poi nel secondo è andata un po' meglio, però nel complesso di più non potevo fare. Poi sono contentissimo del risultato perché alla fine non ho sbagliato nulla, sono riuscito a arrivare secondo. Quindi di meglio non riuscivo a fare. Poi voglio anche congratularmi con Ema, con Frenzen, perché Anche se appunto ha hai vinto la sperato prima che il gara. volante mi si disconnettesse per No, a me sentire le mie bastava non bestemmie. spaccare io. Ah, qui era più Ma punto solo di per vista, sentire sì. le bestemmie, non per arrivare Esatto, primo, perché le dal bestemmie sono punto molto di più vista belle. sì. Sì, dal punto di vista sì, ma comunque ha fatto una grande gara, Bestemmie che sono ovviamente non meritato. sentiremo in questa live. Dai, grazie, grazie Nico, Qualcuno grazie. potrebbe autorizzarlo. No, no, io non autorizzo, ragazzi. TVB. Ci Rimaniamo sono io. family friendly, per favore. Esatto. Comunque, niente, sono contento della gara. Bene, tu Omar hai qualche domanda? No, no, nessuna domanda. Complimenti. Abbiamo visto infatti la prima parte di gara un po' più in difficoltà col posteriore un po' ballerino e dopo invece pian piano che la macchina è diventata più leggera e aver comunque fatto il pit nella giusta finestra ti ha consentito anche alla fine di avere una gomma un po' più fresca rispetto a Vujova che è stata determinante nel finale. Quindi E dopo complimenti. poi adesso ti Sì, dico. poi mi sono riabituato anche col passare dei giri, mi sono anche un po' riabituato perché non giravo da quasi una settimana su F1, in più piove nella pista che odio di più, cioè ho bisogno di riabituarmi. Bene, dai, un bel risultato. Bene, ti rinnovo anch'io i miei complimenti. E niente, passiamo alla terza posizione. Vujoba, buonasera. Salve. Allora, diciamo che c'è stata una gara un po' a due facce, diciamo, un po' due facce forse no, però un po' altalenante. Abbiamo visto i primi 7-8 giri con un ottimo passo, eri abbastanza vicino anche a Frenzen. E poi E dopo ho hai fatto un spaccato l'ala. pit, esatto, hai fatto un pit molto anticipato che probabilmente alla fine è stata la causa, diciamo, del tuo Sì, crollo, se possiamo chiamarlo, di purtroppo. gomme degli ultimi giri. Raccontaci un po'. Sì, purtroppo non mi ricordo se era addirittura sesto. Purtroppo ho rotto l'ala sinistra. Anzi, prima l'ala destra gialla, poi ovviamente ero lì per lì. Ho perso quella concentrazione, quei 2 secondi che mi ha fatto, diciamo appunto, rovinare la gara, perché senza quell'errore potevo arrivare tranquillamente secondo me. Niente, quell'errore lì mi ha Niente, quello costretto lì a mi ha entrare in costretto box, cambiare a l'ala, cambiare mettere le l'ala, gomme. mettere le gomme. Ho optato per andare fino Optato alla per andare fino fine alla e ho fine finito la gara la gara con le con le posteriori posteriori al 96, la posteriore di 96, destra e al 92 quella di sinistra. Ed è un miracolo che ho finito la miracolo che ho gara. finito la gara. Vabbè, gomme in Vabbè, salute gomme in comunque. salute. Perché
perché devo dire che alla fine il passo c'era, nel senso, col pad sull'acqua è... siamo lì, nel senso, non c'è tutta questa differenza che ci può essere con il volante, quindi mi è dispiaciuto perché comunque andavo abbastanza bene. Giravano tutti sul 53 basso, ho visto anch'io che giravo sul 53 basso, poi nel secondo stint purtroppo appunto con le gomme che ce l'avevo già al 60% al 15° giro ho cominciato a girare sul 53 medio, quindi per poi finire con Nico che mi ha recuperato gli ultimi tre giri. Fosse finita un giro prima ovviamente però vabbè, sono 15 punti che mi porto ben. Esatto. Bene, io ti faccio i complimenti per la gara, perché comunque fino a problemi di ali e cavolate varie hai comunque tenuto un ottimo passo. Tu Omar, hai qualche domanda? No, nessuna domanda, anche a lui gli faccio i complimenti. No, io vorrei citare Omar alla prima gara in Australia che mi fa: sappi che questo qua non sarà il tuo ultimo podio, e sono già il terzo podio che faccio. Ma no, perché vabbè, comunque, allora il livello è alto, però tu sei il pilota che si distingue un po' da, magari... Non in tutte le piste hai il passo dei top, no? Però non sei non sei così distante, quindi soprattutto anche in gara, sì. Soprattutto in condizioni posso magari un po' approfittare di qualche errore. Ti chiameremo l'approfittatore. No, comunque non ti manca tanto, quindi, il passo che devi fare è quello più difficile, perché ovviamente arrivare a un certo livello ci si arriva abbastanza in fretta, dopo quando manca poco è sempre la parte più difficile, però sì, sei abbastanza vicino per giocartele. Oggi è stata l'ennesima dimostrazione, quindi complimenti. Grazie. Niente, ci vieni in Spagna allora. Beh, io, se permetti Omar, vorrei fare una domanda veloce, proprio ultima a tutte e tre. Spagna, pensieri veloci partendo da Frenzen, Raikkonen, Vujoba? È una pista che mi piace molto, per esempio, a me. L'altro anno è stata una bella gara, tre volte consecutive l'abbiamo fatta a Spagna. Io partivo ultimo, sono arrivato davanti a me. Sì, terzo perché avevo le penalità e... Raikkonen, tu che ne pensi? Beh, è una pista che nella realtà mi piace anche abbastanza. Nel gioco non ci sono mai trovato troppo bene e non avrò neanche tanto tempo per provarla, quindi raccoglierò quello che raccoglierò. Vujoba invece? Bah, sicuramente sarà il terzo settore il mio punto debole col pad, poi per il resto sì, è una pista che è molto bella. Devi anche lì avere sempre il ritmo, primo secondo settore, soprattutto poi nel terzo. Ma poi nascono belle gare da lì, perché tutti belli attaccati. Quella dell'anno scorso è stata fantastica. Dieci la terza, giri, il terzo tentativo di gara, sì. Bene, il secondo non... Dopo queste veloci considerazioni, direi Omar che possiamo chiudere qui la diretta per stasera. No, ci tengo a fare i complimenti da parte di TST Kimi, perché sennò dopo si offende visto che ha scritto nel chattino, ma sul software che utilizzo io per gestire le varie chat dei vari canali non mi è apparso, quindi ho perso qualche commento qua e là. Comunque ti fai complimenti. Anche perché è primo pilota AS, quindi dobbiamo fargli i complimenti. Va bene, dai, visto che si è fatta una certa ora, io ringrazio tutti, ringrazio Super Loris per il commento, ringrazio i piloti per la bella gara. Grazie per la bella gara. Ricordo che settimana prossima ci sarà la settimana di pausa, quindi ci si vede fra due settimane per il ritorno, diciamo, in Europa, quindi Gran Premio di Spagna. Una buona serata a tutti, grazie per essere stati con noi e buonanotte. Buonanotte.